questa è un'esperienza che finché non la vivi non la puoi capire. Ah! Oh, Madonna di Moses! Ho appena fatto un'altra delle cacate. È andato tutto a fuoco, raga, aiuto! Ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e tante volte le persone mi fermano per strada per chiedermi: ma tu cosa fai nella vita? E le risposte potrebbero essere veramente tante se ci pensate. Perché potrei dire che faccio lo youtuber, che faccio il drama, che faccio la moda, ovvio, che faccio schifo. Ma più di tutti io faccio le tendenze. Uno dei miei video più visti, uno dei video creatori di frasi come "oh madonna delle rosette" e momenti come "oddio sto andando a fuoco" comportava una macchina. Ma non una macchina da guidare, nemmeno una macchina del tempo. Era una macchina per fare le maschere viso. E raga, oggi io annuncio ufficialmente il suo ritorno. Con un mix travolgente, con qualcosa che veramente vi lascerà sconvolti. Devo spiegarvi il come io sono arrivato a questa idea. Io vi avevo fatto un video dove per una settimana circa o 10 giorni, roba del genere, provavo tutti quanti i prodotti di questo brand, Hello Body. Sono tutti quanti prodotti a base naturale. Ho scoperto dei prodotti fantastici. L'altro giorno mi arriva un pacchetto a casa e io faccio: oh mio Dio, ma cos'è questa cosa curiosa? E la apro ed è un nuovo pacchetto Hello Body. Io ovviamente vedo il pacco, apro e provo tutta la roba, tra i quali delle maschere in fogli che io adoro, e sarebbero i Coco Treat. 4 maschere che servono per idratare la pelle, renderla più liscia e morbida, e anche ti minimizza tutte quante quelle irritazioni che ci possono essere giornalmente. L'ho messa su 15 minuti, tolta, massaggiato tutto quanto la cremella che era avanzata, non babà. Il giorno dopo invece ho provato la maschera all'argilla rosa. Si chiama Coco Wow e contiene argilla rosa e caolino. Io sono da sempre estimatore dell'argilla rosa perché non è come l'argilla normale che secca proprio tanto. L'argilla rosa è più leggera, serve a pulire i pori in profondità e ha anche una funzione antibatterica e specialmente antinfiammatoria. Fabulous. L'ho spalmata col pennello e l'ho tenuta su 7-10 minuti e l'ho tolta utilizzando questa spugna fighissima, la Konjac Sponge. Sono quelle spugne che da secche sono dure, incenerite, quando le bagni e le devi bagnare diventano sofficiosissime, raga. Ed è fantastica sia per pulirsi il viso, puoi metterci il detergente o anche senza niente, oppure anche per togliere le maschere. Qua giù in info box vi metto tutta quanta la mia routine dell'ultimo periodo con tutta la lista dei prodotti che sto preferendo di Hello Body. E in più, se volete andare nel sito, metto il link sempre in info box e qua il mio codice sconto che vi permette di avere il 30% di sconto. Ma la cosa top che io ho preferito di questo pacco: True Gold Gold Luxury Face Mask, 4 fogli d'oro, raga, letteralmente d'oro, per il valore modico, una bazzecola, una sciocchezza di 99 euro. Non posso spatasciarmi dell'oro così tanto per... E qua siete entrati in funzione voi e la fabbrica maschere, perché io ho deciso di fare un sondaggio nel mio profilo Instagram e lì vi ho chiesto: se mai poteste fare una maschera viso con quello che volete, cosa ci mettereste dentro? E raga, ho ricevuto le proposte più assurde e io ho deciso una cosa: di quell'alimento che è ricco di grassi, quell'alimento che c'è questa dicotomia odio amore, odio et amo, la Nutella. Ah, caro nettare cibo degli dèi, bla 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 bla. Oggi infatti faremo la maschera alla Nutella dorata con vero oro 24 carati. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo al mio laboratorio. Da quanto è che non ti mangio io? Molto tempo a giudicare dalla puzza che viene fuori. Accendiamo la nostra amica Francesca, detta anche macchina fabbrica maschere. Oddio, non ci sono più prese. Ma chi me le ha prese? Le prese? Welcome to use smart fruit facial mask machine. Prima l'acquetta. Così. Please appear water. Oh, ci ha fatto un casino. Non volevo. Prenditi anche questa. Oh mio Dio! Speriamo di non saltare in aria. Please add the nutrient solution. Ok, nutrient solution. La nostra nutrient solution in questo caso saranno dei fogli d'oro. Ma dove sono i fogli qua? Eccoli qua. Please the nutrient solution. Ma state zitta, non vedi qua cosa che ho che fare? Fame. Prendiamo la nostra vaschettella qua e inseriamo il primo foglio d'oro. Please the nutrient solution. Oggi deficiente, deficientissima. Ok, rovesciamo qua
Raga, è proprio finerrimo però questa roba, ne? Questi quanti soldi sono? Prendo con lo stesso cucchiaio con cui stavo... Con lo stesso cucchiaio con cui stavo staccando l'oro dal foglio, prendo una cucchiaiata di Nutella. Così. La mia idea è quella che... E siccome non riesco a inserirla, la Nutella, dentro lì al vasetto, la butterò in microonde. Così si scioglie, no? Diventa acquerella. Come brodosolla. Come brodella. Vaffanculo. Tu dovresti prendere i fogli di oro, appiccicarteli in faccia e si staccano. Però io voglio buttarcela dentro in maniera che faccia le fogliette, capito? Oh mio Dio! Fabulous! Ok, questa è la nostra pappetta. Adesso... Adesso la mettiamo in microonde e sciogliamo la faccienda. Vaffanculo! Ah! Oh Madonna delle Moses! Ho appena fatto un'altra delle cacate. È andato tutto a fuoco, raga, aiuto! A quanto pare l'oro non si può buttare in microonde. Bella notizia! Qualcuno pensava di dirmelo prima o poi. Quindi come glielo butto? Farò così io. Quando esce la maschera, ci appiccico sopra i fogli d'oro. Please add collagen peptide and press start button. Yeah! È il momento del peptide. Aggiungiamolo e si farà la moda. Please add collagen peptide. Si è bloccato. Please wait while processing. Yeah! La nostra maschera alla Nutella dorata sta per essere realizzata. Sento già odore di ricchezza, non vedo l'ora di provare e vedere quello che verrà fuori da questa creazione del male appena uscirà, quindi sarà bella bella acquerella. Io qua ho dei fogli d'oro che avanzano, quindi li appiccicherò così. E scusate se è poco, io sento già Paris Hilton che mi invidia. Ciao Paris. Please wait while processing. Se vuoi ci incontriamo in galera. Senti questo rumore. Please wait while processing. Ok. Che brodel. È il momento, il momento, il momento. Prepariamoci. Dai, vai. E allarme rosso. Please put mask plate on table and pour out the mask liquid on it by pressing the button on the top. Sì, dai, l'ho già fatto, l'ho già fatto. Scoppia la bomba. Quindi adesso vado così. Please put mask plate on table and pour out the mask liquid on it by pressing the button on the top. Va la brodella che è venuta fuori. Oh, è meglio spalmarla prima Please che si secchi. Please put mask plate on table and pour out the mask liquid on it by pressing the button on the top. È arrivato il momento dell'eutanasia. Crepa! Ho staccato la spina. Ah, ho preso la scossa! No, è caduta la maschera all'oro in Nutella. Oh mio Dio, che casino. No, è il karma che mi sta punendo, no. La la, ma qua si fa la moda. La la, ma la settimana della moda di Parigi è sotto shock dopo aver visto questa roba. Ha una forma un po' strana, ma possiamo dire che è tipo stata una scelta artistica. Cioè, in fondo questa è arte. La maschera è pronta, la maschera Nutella è oro, vi giuro. C'è una quetta marron che fa un po' schifo. Però io non ero così emozionato nemmeno la mia laurea. Ma penso che nemmeno quando sono nati tipo i miei fratelli io mi sono emozionato così tanto. Qua io credo veramente di aver creato qualcosa che va oltre noi. Cioè va oltre... Ah, Dio, non proprio ora. Oh no, sono nel campanello proprio in questo momento catartico. Ma chi è? Che palle, era il postino. Qua non c'è tempo per spiegazioni. Qua c'è tempo solamente per la moda. Raga, è arrivato il momento. È il momento di prelevare la mascherella. Due delle cose che preferisco al mondo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, cioè voi non potete capire. Per la moda. Questa è un'esperienza che finché non la vivi non la puoi capire. L'opulenza, io sento l'esagerazione. Avevo dell'oro nella lingua, una frase che non avrei mai pensato di dire in tutta quanta la mia vita, nemmeno lontanamente. Eppure oggi vedete dove sono arrivato. Io vorrei fare un saluto a tutte quante le mie maestre delle elementari, a tutti i professori che pensavano che sarei finito a fare lo squallido per tutto il resto della mia vita. Mi sa che avevate ragione. Secondo te che cos'è? Prova a indovinare.
oro 24 carati e Nutella. Pazzesco, ma non ci voglio credere. Guarda, le ho anche messe sotto le foglie d'oro. Comunque ce l'ho su da 5 minuti e sembra già di essere più ricco. E anche più scemo se per questo. Raga, è arrivato il momento, io ho provato a tenermela su il più possibile, però è arrivato il momento di dire addio a questa creazione. Tutto bello sgoccioloso, tutto bello dorò, tutto bello dorè. Ok. No, è caduta. Vedere questa roba per terra sembra cacca con un po' di oro sopra. Un po' come me. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Scrivetemi giù nei commenti se avete voi delle combinazioni assurde di maschere. Magari ne farò altri di video del genere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15 e ogni sabato alle 10:30. E intanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande al mio prossimo video. Ciao.